Luci colorate, pranzi e cene infinite, regali sotto l'albero non fanno per voi? Questo è il video giusto. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo Vlogmas che sarà dedicato a chi di voi è un pochino più Grinch. Parleremo infatti dei posti al mondo in cui non si festeggia il Natale e dove potrebbe essere interessante andare dal prossimo anno, ovviamente, durante appunto il periodo natalizio per chi non ama appunto questo momento dell'anno. Vi ricordo che qui sotto sulla timeline ci sono appunto i vari capitoli in modo da poter scorrere da un paese all'altro per vedere quello che vi posso suggerire se c'è un paese in particolare che vorreste visitare. Partiamo subito con i paesi africani. Il primo è il Marocco, ovviamente essendo a maggioranza musulmana qui non si festeggia il Natale, anzi il 25 dicembre è un giorno come un altro, quindi si va a scuola e si va a lavoro. Il consiglio è quello di evitare gli alberghi un pochino troppo turistici perché potreste ricevere gli auguri di qualche membro dello staff che è stato istruito ad hoc. Stesso discorso vale per quanto riguarda la Tunisia, che come il Marocco è letteralmente dietro l'angolo. Quindi se cercate di scappare dal Natale ma non volete farvi troppi chilometri, sono le due mete ideali per voi. Rimanendo in Africa, il terzo paese che vi consiglio è la Namibia, nel cuore del deserto roccioso dell'Africa sud-occidentale, un ottimo modo per essere lontani dal Natale ma vicinissimi alla natura selvaggia. Passando poi all'Asia, il mio primo consiglio è l'Iran, che io ho visitato, lo vedete screcciato sulla mappa qui, e vi lascio la playlist che uscirà da qua sopra, in modo tale potrete rendervi conto di quanto è magnifico questo paese. Ovviamente è un paese a maggioranza musulmana, quindi non festeggia il Natale. L'unico rischio è quello di festeggiare il Natale ortodosso, che è il 6 gennaio, perché ad Esfahan c'è una comunità armena che per l'appunto festeggia il Natale in questa data. Discorso molto simile per l'Oman, sempre in zona, dove potrete godervi mare cristallino e temperature invernali intorno ai 30 gradi. Altro consiglio, sempre in questa zona qui del Medio Oriente, diciamo così, è l'Arabia Saudita, dove è addirittura vietato festeggiare il Natale a meno che non si sia in luoghi privati, quindi l'ideale per i Grinch. Passando al sud-est asiatico, vi consiglio Thailandia oppure la Malesia, dove potreste trovare soltanto delle piccole tracce di Natale nei posti un pochino più turistici, che quindi si sono un pochino adattati a questa tradizione, ma è più un qualcosa di commerciale per loro. Stesso discorso vale per quanto riguarda il Giappone, dove non viene festeggiato il Natale, ma per loro appunto è una festa commerciale potreste semplicemente imbattervi in parecchie decorazioni di luci. E se doveste essere interessati alle luci di Natale più belle nel mondo, vi lascio qui il video dove appunto ne parlo e ce n'è alcune giapponesi davvero interessanti peraltro. Infine, per quanto riguarda l'Asia, vi suggerisco anche la Mongolia, dove non viene festeggiato il Natale ma viene festeggiato molto di più il Capodanno, quindi niente Babbo Natale ma avrete d'altro canto i fuochi d'artificio per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Per quanto riguarda l'Europa invece il suggerimento ricade sulla Russia, dove per l'appunto la maggior parte della popolazione è ortodossa, quindi festeggia il Natale ortodosso quello che per noi è il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio, quindi il 25 dicembre dovreste essere salvi dal Natale per l'appunto, vi imbatterete in ogni caso in lucine, qualche canzoncina, ma niente di che. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like, vi ricordo anche di iscrivervi al canale attivando anche la campanella, soprattutto in questo periodo è fondamentale perché caricando un video al giorno non rischiate di perdervi appunto i nuovi video. Qui sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo domani, have a nice life!